Ciao ragazzi, eccoci qua anche oggi, anche se non è lunedì, ma cercherò di rimettermi in carreggiata quanto prima. Ormai siamo vicini a Natale e mi è arrivato questo bel pacchetto dalla TechPro, wow! Con dentro un cacciavite elettrico. Adesso andremo a fare un unboxing, anche se in realtà io l'ho già fatto perché sono come un bambino, non riesco a resistere quando mi arriva un pacchetto. Devo vedere per forza cosa c'è dentro. Adesso lo farò vedere anche a voi e vi spiegherò un po' le caratteristiche di questo cacciavite. Sono mancato da un po' di tempo perché per chi mi segue su Instagram soprattutto avrete visto che sto praticamente cambiando tutto il tugurio. Adesso vi faccio fare un giro veloce e dopo appunto vi parlo del cacciavite elettrico. Beh, qui non è cambiato un granché, ho spostato la mensolina sotto qua perché mi dava fastidio. Qui c'è la zona laser con i mazzuoli che devo ancora spedire, ma li spedirò adesso prima della Befana. Qui ho aggiunto un mobile, una mensola per il trapano a colonna. Qui, non so se vi ricordate, c'era tutta la parete porta attrezzi che era veramente bruttissima, l'ho smontata, adesso temerò gli attrezzi in un altro sistema. Ho aggiunto tutto questo scaffale qua. Fino a là dove c'è la finestra. Sotto il banco, vediamo se riesco, il casino regna ancora sovrano, ma metterò a posto quanto prima. Sotto il banco ho creato un po' di cassetti, devo ancora fare le mascherine davanti, un po' di scaffali dove ho messo dentro il banco fresa e altri utensili. Lì c'è la piala filo spessore che gli troverò un altro posto. E basta, qui c'è l'orologio rovescio come chi l'ha fatto. Vi ho fatto fare un tour così avete capito perché non ero appunto in rete. Adesso andiamo ad aprire il cacciavite. Allora, arriva in una scatola di cartone dentro la quale troviamo una valigetta con l'apertura a scorrimento così, e dentro c'è il cacciavite elettrico, un cavo per la carica tramite USB e parecchi bit. Il manuale di istruzioni, allora la scatola è plastica dura, abbastanza rigida, fatta bene. Il trapanino, il cacciavite è questo, che è bello pesantino, ha una frizione qui con 9 posizioni più la forza massima senza frizione, ha l'inversore di marcia come appunto tutti gli abitatori, ha un LED per illuminare la zona di lavoro, qua sul manico ha anche una torcia. Quindi può essere utile anche da tenere sempre in macchina perché con la comodità di essere caricato tramite USB si può attaccare anche appunto all'accendisigla della macchina. Ha due posizioni, questa è la posizione abitatore, premendo il pulsante sopra qua e ruotandolo di 90 gradi diventa orizzontale e appunto così può essere usato
come torcia per illuminare, come cacciavite in questa posizione qui col cursore a metà si accende solo il LED, però come potete notare non gira, è fatto per quando ci sono delle viti molto dure, si blocca appunto la rotazione per girare a mano. Mi sembra un bel attrezzino comodo per portarcelo sempre dietro, per tenerlo in macchina eventualmente. Nei prossimi giorni avrò modo di testarlo, quindi a breve farò un altro video con le impressioni d'uso. Beh, visto che siamo vicino a Natale, questo qua, questo cacciavite elettrico della TechPo può essere una bella idea regalo, anche relativamente poco costosa. Vi lascio il link sotto in descrizione. E che dire, prossimamente appunto vi dirò appunto com'è usandolo intensivamente, come intenzione di usarlo qua, perché mi serve proprio parecchio. Restando in tema di regali di Natale, mi sono arrivati giusto questa mattina, mi ha consegnato il corriere un regalo che mi ha fatto la mia compagna. Sono due libri che gli avevo chiesto se me li regalava. È un regalo, diciamo, venuto dal cuore mio. Questo qua è un libro che lo aveva consigliato anche, se non ricordo male, Gabriele di Controvena, appunto, Il legno, l'arte di costruire mobili e serramenti, che prossimamente mi sarà molto utile perché devo sistemare anche al di fuori del Tugurio. E un altro bel libro che l'ho visto su Amazon e non costa neanche tanto è il libro degli incastri, che anche questo secondo me può essere un libro molto utile per chi come noi ha la passione e l'hobby della falegnameria, e quindi questi libri possono darci un aiuto in più senza andare a rompere le scatole, che ne so, a un falegname qualsiasi che per chiedergli consigli. Questo libro è spiegato molto bene, gli ho dato solo una sfogliata veloce, però mi sembra molto 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 interessante, molto bello. Questo qui ce l'avevo proprio nel cuore, ha tutta una serie di vari incastri e è spiegato molto molto chiaramente come poter farli. Bene, il video è finito, non mi resta che salutarvi, augurarvi un buon Natale e anche un felice anno nuovo, che sia prosperoso. Spero di riuscire a pubblicare un video prima della fine dell'anno, così vi rinnoverò di nuovo gli auguri per l'anno nuovo. Voglio chiudere cassetti e la zona mensole sotto il banco con delle tavole in massello, però lavorate in una maniera un po' particolare per dare un tocco d'arte anche al Tugurio. Spero il video ti sia piaciuto. Seguimi nei vari social, Facebook, Instagram. Se non l'hai già fatto, iscriviti al canale. Sotto ti lascio i link del cacciavite della TechPo e anche dei due libri. E basta. Iscriviti, mi sembra che l'ho già detto, ma meglio due volte che neanche una. Spunta anche la campanellina a fianco, così rimarrai sempre aggiornato, ti arriverà una notifica quando escono i miei video. E basta, ci vediamo alla prossima. Ciao!